Pierluigi Biondi si riconferma primo cittadino dell'Aquila, questo l'esito delle amministrative del capoluogo di regione, una vittoria al primo turno per il sindaco uscente di Fratelli d'Italia, festeggiato dai vertici del partito ma anche della regione Abruzzo con la presenza del presidente, del governatore Marco Massilio, dell'assessore Guido Liris, la festa dei cittadini aquilani, di coloro che hanno votato ovviamente Pierluigi Biondi in Piazza Duomo, dove c'è stata l'incoronazione ufficiale del sindaco che dunque guiderà per il secondo mandato consecutivo e per i prossimi 5 anni il capoluogo di regione. Pierluigi Biondi è il nuovo sindaco dell'Aquila. Gli aquilani hanno deciso di continuare a garantirci quell'apertura di credito che ci avevano fatto 5 anni fa, siamo molto contenti, siamo molto onorati e siamo anche molto responsabilizzati per tutto ciò che dovremo fare, perché l'Aquila è una città complessa, l'Aquila è una comunità che ha tante esigenze, giustamente esigente, e noi dobbiamo essere all'altezza di questo compito che gli aquilani ci stanno per riconsegnare. Il centrodestra vince ed è un messaggio, perché l'Aquila nella sua complessità avrebbe bisogno di un governo con una maggioranza coerente, coesa, e credo che l'anno prossimo, se il centrodestra si presenterà unito alle elezioni politiche, creerà quella filiera che passa per la regione Abruzzo, che è già saldamente nelle mani del centrodestra. Una grande soddisfazione, la dimostrazione che la serietà, il buon governo paga, l'unità del centrodestra è un valore aggiunto che è molto prezioso, che non bisogna mai lasciare per strada, bisogna lavorare compatti. Adesso per l'Aquila altri 5 anni per completare la rigenerazione, il rilancio, la definitiva definitivo completamento del percorso di ricostruzione che Pierluigi Biondi ha già intrapreso, e gli aquilani lo hanno riconosciuto. Le polemiche stanno a zero, chi ha voluto fare una campagna elettorale di basso livello con accuse senza senso si ritrova con le pive nel sacco. Questa è la risposta vera che ci si aspettava dagli aquilani ed è arrivata come previsto. Pierluigi se lo è meritato, è il sindaco giusto per questa città, per il capoluogo, un asset fondamentale non solo per l'Aquila ma per l'intera regione Abruzzo. Non voglio parlare di equilibri, rimpasti, poltrone, sono le cose che i cittadini schifano. Quello che dobbiamo imparare tutti, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, movimenti civici, centrodestra in generale, è lavorare con serietà, saper dare le risposte ai cittadini, non pensare ai bilancini, lavorare duro sui temi, sugli argomenti, e questo è quello che premia, questo è quello di cui hanno bisogno i cittadini, non di sapere chi è che avrà un assessorato in più o in meno.